venerdì con il webinar che oggi riguarda la vigilanza e il controllo sugli obblighi di transizione digitale, che come sapete Formez organizza con Agid all'interno del progetto Formazione e Informazione per la transizione digitale delle PA. Quel progetto ricade nell'ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Come sapete, queste sono attività che riguardano, che sono, afferiscono alla linea 1 del progetto, che è gestione per la transizione al digitale della PA. Oggi, a parlare appunto del nostro tema, abbiamo due esperti che sono Raffaella Bonadia dell'Ufficio Affari Legali, Servizio Accertamenti Preliminari e Sanzioni di Agid e Giovanni Melardi dell'Ufficio Affari Legali, Servizio Affari Generali, Linee Guida e Regolazione. Svolgeranno appunto il tema che riguardano le attività di monitoraggio e controllo in merito appunto agli obblighi della transizione al digitale. Io vi ricordo che potete porre ai nostri esperti le domande in chat, noi le selezioneremo e diciamo, le metteremo in evidenza in maniera tale che l'ultima mezz'ora di questo webinar sia dedicata alle risposte alle domande che porrete voi. Vi ricordo che vi potete scaricare l'attestato di iscrizione al webinar una volta che è attestata la vostra presenza a fine webinar e che troverete i materiali, le slide e la registrazione di questo evento sulla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti. Noi ci siamo organizzati in maniera tale che oggi la prima comunicazione sia di Raffaella Bonadia, della dottoressa Bonadia, che parlerà per 40-45 minuti e poi seguirà Giovanni Melardi e a seguito appunto le vostre domande. Io lascerei la parola a Raffaella Bonadia per vedere. Benissimo, allora vi auguro buon webinar e iniziamo pure. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto mi presento. Io sono Raffaella Bonadia e lavoro all'Ufficio Affari Legali dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Mi occupo principalmente dei procedimenti sanzionatori dell'Agenzia e dell'attività in maniera di regolamentazione. Sono molto contenta di avere questa opportunità da parte di Agid e del Formez per parlare proprio del lavoro fatto in questo periodo su 18 bis e un po' illustrarvi il regolamento. Tre parole chiave saranno quelle relative al webinar di oggi, che sono la segnalazione, l'accertamento e la contestazione. Allora, iniziamo. L'articolo 18 bis del CAD ha previsto, è stato diciamo, adottato dal nostro legislatore nel luglio del 2021 e così come vedo che avete dei problemi di audio. Allora, Raffaella, noi sentiamo un rumore come di tastiera, come di tastiera e qualcuno che batte sulla tastiera. Sentiamo soltanto questo, non sappiamo se sia dovuto veramente a questo, però No, ci. perché no, io passo solo avanti alle slide, quindi non so Ecco, come mai. lo sentono anche gli utenti perché sto leggendo, i partecipanti Sì, dicono che che c'è si un sente continuo male. ticchettio. Quindi non so, proviamo ad andare avanti perché la voce si sente bene. La Vediamo se voce si continua. sente? Ok. Va bene. Proviamo un attimo. Allora, vi dicevo che in conformità al comma 7 dell'articolo 18 bis, l'Agenzia si è dotata di un regolamento che reca le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione al digitale. Il legislatore ha inserito il 18 bis nel decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, nel mese di luglio 2021 e il primo regolamento col quale l'Agenzia si è dotata di una procedura in tal senso è stato emanato il 29 novembre 2021.
Allora, Agid esercita poteri sanzionatori non solamente nell'ipotesi del 18 bis, di cui vi parlerò in maniera più approfondita oggi, ma ci sono altre casistiche in cui ha il potere di comminare sanzioni. Il 18 bis al comma 8 bis ha inserito un'espressa disposizione che prevede che in tutti i casi in cui l'agenzia esercita poteri sanzionatori si applica l'articolo 18 bis. Vi accenno brevemente agli altri regolamenti. Il primo che trovate in questa slide è appunto il regolamento riguardante il 18 bis. Poi abbiamo il regolamento che reca le modalità per la vigilanza ai sensi del 14 bis, 2 lettera I. In questo caso il potere sanzionatorio è quello previsto dall'articolo 32 bis del CAD, che riguarda le sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori dell'identità digitale e i conservatori. L'altro regolamento in materia sanzionatoria è quello adottato ai sensi dell'articolo 9,1 bis della legge 4, la legge sull'accessibilità, e il comma 1 bis riguarda in particolare i soggetti erogatori di tipo privato. Andiamo avanti. Allora, entriamo nel vivo del regolamento in materia di violazione degli obblighi di transizione al digitale. Allora, lo stesso comma 1 dell'articolo 18 bis ci dice che Agid esercita i poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio in base sul rispetto delle disposizioni del CAD, ma poi ci dice di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. In queste slide abbiamo cercato di riassumere alcune delle principali norme sulle quali ci siamo trovati ad affrontare le varie segnalazioni. Se nulla questio, ovviamente, per il codice dell'amministrazione digitale, ripeto, il decreto legislativo numero 82 del 2005, potete vedere invece elencate altre norme sulle quali abbiamo ricevuto delle segnalazioni o che di ufficio abbiamo verificato la presenza di alcune violazioni. Il regolamento EIDAS, ovvero il regolamento europeo numero 910 del 2014, in materia di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Un'altra normativa di rilievo è quella in merito agli open data, ovvero i dati aperti, accessibili a tutti e messi a disposizione da pubblica amministrazione e aziende private. La direttiva è la 2019 del 1000 2019 numero 1024, che è stata recepita dal nostro legislatore dal decreto legislativo 200 2021, che a sua volta ha modificato il decreto 36 del 2006. Poi di nuovo la legge sull'accessibilità agli strumenti informatici con l'articolo 9 e la legge sull'accesso con l'identità digitale, più tardi vedremo altri esempi. L'articolo 33 del decreto legge 179 sulla cyber security, oppure l'ANPR, l'anagrafe della popolazione residente. In questo caso è di nuovo il CAD a disciplinare l'ANPR, però ho preferito fare un focus specifico vista l'importanza e il numero di segnalazioni che hanno riguardato questo aspetto. Infine, così come lo stesso comma 1 che lo prevede, le linee guida e il piano triennale della pubblica amministrazione. Quindi qui vedete riassunto, violazione degli obblighi di transizione digitale, 18 bis per cosa? Per la verifica dell'accesso tramite identità digitali ai servizi della pubblica amministrazione, parliamo appunto dell'accesso tramite SPID o CIE, la possibilità di effettuare pagamenti e servizi dell'EPA in maniera elettronica, PagoPA. EIDAS, inteso anche come accesso per i cittadini europei ai servizi della pubblica amministrazione italiana, le firme elettroniche digitali e di nuovo il domicilio digitale con l'ANPR. Un altro focus di una novità importante introdotta dal decreto legge 36-2022, cosiddetto PNRR2, è l'articolo 3 bis del CAD,
ha introdotto l'identità digitale e domicilio digitale, ovvero le pubbliche amministrazioni e gli esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dello stesso dichiarato. Il legislatore ha inteso inserire la specifica disposizione che per la violazione di questa disposizione si applica l'articolo 18 bis. Quindi abbiamo un focus specifico in un articolo del CAD, mentre per gli altri c'è il rimando generale che c'è nel 18 bis, ovvero per le violazioni delle disposizioni del presente codice. Con la legge 79 del 2022 ci sono state la cosiddetta legge sul PNRR, ci sono state delle modifiche che hanno impattato sul regolamento relativo alla violazione degli obblighi di transizione digitale. Questo ha comportato la necessità di modificare il regolamento, quindi quello tuttora vigente e che l'agenzia sta applicando è entrato in vigore ed è stato adottato il 18 ottobre 2022. Iniziamo ad entrare nel vivo del regolamento dopo questo breve inizio. Chi sono i soggetti in base al quale Agid può esercitare i poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio? L'articolo 18 bis ci dice che sono i soggetti di cui all'articolo 2 del CAD al comma 2, ovvero le pubbliche amministrazioni, così come definite dal decreto legislativo 165 del 2001 all'articolo 1,2, nonché però anche le società a controllo pubblico. Sono escluse solamente le società quotate in borsa. Quindi, dopo aver visto chi sono i soggetti che possono essere oggetto di vigilanza, parliamo delle figure che transitano intorno al 18 bis. Nei precedenti webinar, l'avvocato Caterina Flick e la mia collega Maria Antonia Attaventi gli abbiamo illustrato il difensore civico per il digitale, ma sono pervenute molte domande invece sul ruolo del responsabile per la transizione al digitale, chi è questa figura, come viene nominata. Quindi facciamo un attimo una breve descrizione di queste due figure. Allora, mentre il difensore civico, ai sensi dell'articolo 17,1 quater, è istituito presso l'Agid ed è una figura dotata di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico tramite l'apposita area presente sul sito delle segnalazioni per presunte violazioni del codice in materia di transizione al digitale. Cosa fa il difensore civico? Verifica le segnalazioni e dichiara o l'archiviazione, l'irricevibilità, se le segnalazioni appunto non hanno presunte violazioni, oppure a seguito di istruttoria dichiara accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione stessa. È importante capire che il difensore civico non emette un provvedimento in cui accerta la sussistenza di una violazione, ma accerta una non manifesta infondatezza. Questo perché il procedimento vero e proprio dell'articolo 18 bis, e quindi tutto quello che ne consegue, anche da un punto di vista di sanzioni, entra in una fase successiva. Dopo, e lo vedremo più approfonditamente, aver accertato la non manifesta infondatezza, trasmette gli atti al direttore generale dell'agenzia. In questo caso, l'ufficio affari legali prende in carico le non manifeste infondatezze e apre un accertamento preliminare di istruttoria. Dopo questo accertamento vedremo se apre un vero e proprio procedimento con l'amministrazione o il soggetto vigilato che può scaturire nelle sanzioni del 18 bis. È importante questa differenziazione anche per tutto quello che ne discende dagli atti del difensore civico rispetto agli atti posti in essere nelle fasi successive. L'altra figura che invece ha portato a tante domande è il responsabile per la transizione digitale. Allora, chi è questa figura? Partiamo dall'articolo 17 del CAD che ci dice che al fine di avviare i processi del digitale all'interno delle pubbliche amministrazioni, questi processi devono essere affidati a un ufficio specifico a cui viene
istituito un soggetto preposto, un responsabile, il quale deve essere dotato di competenze tecnologiche, informatica, giuridica e manageriale. Per le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e tenuto conto anche dell'organizzazione dell'amministrazione stessa, se l'ufficio non può essere conferito a un dirigente, deve essere conferito comunque a un titolare di posizione organizzativa in possesso di adeguate competenze. Quindi cosa stiamo dicendo? Che l'RTD deve essere un dirigente? La risposta è affermativa. All'interno dell'amministrazione deve essere un soggetto che riveste una posizione dirigenziale, una figura assimilabile a un dirigente. Questo perché lo si vede ancora di più in altre norme che richiamano l'importanza e il ruolo che riveste l'RTD. Quest'ultimo, infatti, per le amministrazioni che sono titolari di interventi previsti nel PNRR, dialoga con le altre amministrazioni e quindi è un punto di contatto per l'attuazione del PNR stesso, vigila anche sulla regolarità delle procedure, delle spese, delle richieste di pagamento e può correggere o meno gli interventi in base alla sussistenza o meno di esplicite irregolarità. Un altro adempimento per le amministrazioni è quello di registrare in IPA, ovvero l'Indice dei Domicili Digitali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, il nominativo del responsabile per la transizione al digitale. Può essere un soggetto esterno? Allora, l'articolo 17 individua un rapporto lavorativo strutturato tra il responsabile per la transizione al digitale e l'amministrazione da cui proviene la nomina. Abbiamo detto poco fa. Questo perché deve essere appunto un dirigente o una persona in una posizione apicale. Diversamente però dalle amministrazioni centrali dello Stato, è riconosciuta la facoltà di nominare l'RTD anche in forma associata, con la stipula ad esempio di convenzioni, di accordi. Rispetto alla gestione associata delle funzioni dell'RTD, in alcune realtà anche molto piccole, si potrà fare ricorso a un consulente esterno. Questo avviene già, ad esempio, nei casi del DPO, il Data Protection Officer, che spesso in alcuni contesti di piccole dimensioni non sono presenti, non è presente del personale con adeguata formazione, si preferisce assegnare il ruolo a un consulente esterno. Però per le caratteristiche delle attività che deve svolgere l'RTD deve essere comunque presente un referente interno con cui quest'ultimo interagisce, anche per la necessità di essere a conoscenza dell'amministrazione e della realtà in cui opera. Allora, quindi l'Ufficio per la transizione al digitale e il responsabile per la transizione al digitale sono il punto di contatto interno ed esterno tra l'amministrazione di appartenenza e le altre amministrazioni. Dialoga ad esempio con l'Agenzia per l'Italia Digitale, ma anche con l'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale in caso di segnalazioni. Cosa accade infatti? È la prima figura alla quale noi scriviamo in caso di segnalazioni, quindi nella fase istruttoria e di accertamento preliminare dialoghiamo con l'RTD del soggetto segnalato, ma è un punto di contatto anche col DPO di riferimento per l'amministrazione, con le altre amministrazioni e con i cittadini rispetto ai servizi online e sui temi ovviamente del digitale e di competenza dell'RTD. Allora, cosa accade se non è stato nominato l'RTD? Se quest'ultimo non è presente, c'è un'esplicita violazione delle norme del CAD. Possiamo venirne a conoscenza in AGID o tramite la segnalazione fatta dal Difensore Civico per il Digitale, oppure nell'ambito dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio. Vi faccio un esempio. Ci viene inoltrata una segnalazione non manifestamente infondata dal DCD in merito a un comune dove non è possibile accedere ai servizi attraverso SPID. Dopo aver effettuato un'istruttoria sull'aspetto specifico della segnalazione,
Noi, come Agid, cerchiamo il nominativo dell'RTD in IPA, quindi per poter rivolgerci a lui e iniziare la fase di interlocuzione. In IPA il nominativo non c'è. Allora, lo cerchiamo sul sito dell'amministrazione, in amministrazione trasparente o nell'organigramma, se è presente l'ufficio. E anche lì quest'ultimo non è presente. In questo caso veniamo a conoscenza quindi di ufficio di una presunta violazione in relazione all'articolo 17 del CAD. E così poi vedremo, si apre tutto il procedimento con una violazione di cui siamo venuti a conoscenza dal difensore civico e un'altra presunta violazione che invece è, diciamo, emersa dall'ambito delle verifiche dell'agenzia. Passiamo nel vivo del regolamento, quindi dopo questa breve parentesi su le figure e chi sono i soggetti per i quali viene effettuata l'attività di vigilanza dell'agenzia, vediamo il regolamento nello specifico. Allora, prima di vedere le fasi specifiche, voglio un attimo fare un focus. Qual è l'obiettivo del legislatore che ha introdotto l'articolo 18 bis e qual è l'obiettivo che sta perseguendo l'agenzia? Sicuramente non è l'obiettivo di arrivare a sanzione, cioè di sanzionare le amministrazioni per le violazioni delle norme in materia di transizione al digitale. Se questo fosse il nostro obiettivo, non faremmo infatti un servizio per il cittadino e per il paese in tema di transizione al digitale e di esperienze digitali, ma lo scopo è quello di sensibilizzare le amministrazioni affinché possano correttamente applicare le norme e trovare un modo affinché quest'ultime possano effettivamente rendere utilizzatori e fruitori i cittadini dei servizi innovativi. Allora, l'avvio del processo dell'articolo 18 bis parte o da segnalazione del difensore civico al digitale oppure può avvenire d'ufficio nell'ambito delle attività di verifica dell'agenzia. Quello dell'RTD era un esempio. C'è una fase antecedente che l'avvocato Caterina Frick nel primo webinar ha chiamato fase cuscinetto, cioè a seguito di una presunta violazione l'agenzia avvia una fase cosiddetta di accertamento preliminare. Sono accertamenti in cui andiamo a verificare con un'istruttoria interna e esterna la presenza della presunta violazione. Dopodiché, se quest'ultima risulta essere presente, sembra che effettivamente c'è qualcosa che non va sull'applicazione delle norme in materia di obblighi di transizione al digitale, scriviamo all'amministrazione, al soggetto segnalato, dove chiediamo documenti di informazioni, i tempi per adeguarsi alle norme e ogni altra informazione utile su quegli aspetti. L'amministrazione può anche, insomma, richiederci un'audizione. Se questa fase istruttoria dà luogo al fatto che il soggetto segnalato decide di uniformarsi alla normativa, ci viene molto spesso risposto che in un tot di tempo procederanno a sistemare il sito piuttosto che la dichiarazione di accessibilità, il soggetto entra nella fase del monitoraggio e questa fase vi sarà poi illustrata dal collega che mi succede. Oppure possiamo decidere di archiviare perché la violazione non è presente o non è normativamente più attuale, le norme sono cambiate e quell'obbligo non è più previsto. Se invece la violazione è presente, il soggetto segnalato non ha risposto alla nostra richiesta di accertamenti preliminari, avviamo il procedimento di accertamento, vero e proprio, così come previsto dall'articolo 6 del regolamento. In questa fase l'ufficio affari legali trasmette gli atti al servizio vigilanza. Nella fase del procedimento di accertamento viene nominato un responsabile del procedimento. Quindi diciamo che i passaggi ricalcano un po' quelli della legge 241 del 90 sul procedimento amministrativo. La comunicazione di avvio al procedimento contiene quindi l'oggetto dell'accertamento, l'espresso avvertimento che in caso di mancata ottemperanza alla richiesta dei dati, documenti o informazioni richiesti in questa fase istruttoria o
o nel caso in cui i dati e le informazioni arrivino in maniera non veritiera, si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 18 bis ai commi 1 e 5. L'indicazione degli obblighi di AGID, cioè quello di segnalare all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e gli organismi indipendenti di valutazione, le conseguenze dell'accertamento della violazione, e nonché verranno poi indicate le eventuali sanzioni combinabili. Il responsabile del procedimento, avvalendosi anche di strumenti informatici e particolari sistemi, effettua un'istruttoria a carico del soggetto vigilato. Acquisisce quindi tutti gli elementi utili, disponendo anche eventuali audizioni. Quindi l'amministrazione, il soggetto vigilato, può chiedere di essere sentito. L'accertamento quindi è condotto sulle presunte irregolarità inerenti l'attuazione della normativa in maniera di transizione al digitale. Può riguardare sia atti già trasmessi dai soggetti vigilati o anche dei progetti definiti col percorso oggetto vigilato che però non hanno comportato da parte di quest'ultimo l'adempimento normativo. Espletata tutta la fase istruttoria, il responsabile del procedimento da predisporre un atto di accertamento che contiene in sintesi gli esiti dell'istruttoria. Questo si dividono in osservazioni e non conformità. Allora, se siamo in presenza di osservazioni, vuol dire che la fase di accertamento ha dato luogo alla non presenza di violazioni. Non sono presenti delle violazioni, però si può suggerire al soggetto vigilato di migliorare il servizio o la modalità di condurre il progetto in maniera differente, più utile per il cittadino, più utile per l'innovazione tecnologica e digitale del paese. Se invece vengono valutate delle non conformità, vuol dire che sono presenti delle violazioni dell'articolo 18 bis. E qui ritorniamo alle slide iniziali, il CAD, ogni altra norma in materia di digitalizzazione, le linee guida e il piano triennale per la pubblica amministrazione. Dopo aver accertato la presenza delle non conformità, il responsabile della direzione, quindi verificata la presenza di violazioni, in questo caso non parliamo più di soggetto segnalato, ma di soggetto vigilato e presunto trasgressore, diffida quest'ultimo a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente e gli assegna un termine per adempiere. Dopo questa fase della diffida abbiamo quella dell'archiviazione, che è una fase eventuale. Si archivierà il procedimento, quindi si concluderà in questa fase se il soggetto trasgressore ha adempiuto alle indicazioni contenute nell'atto di diffida, oppure con l'atto di accertamento si è verificato che non sussistevano violazioni. Cosa accade se invece andiamo avanti? Quindi io ho diffidato il soggetto, quest'ultimo non ha adempiuto nei termini previsti, oppure non ha portato in essere tutte le azioni, o non ha dato nessun riscontro, si apre il procedimento sanzionatorio vero e proprio. Adesso qua facciamo una distinzione che è stata poi riportata nel regolamento dell'agenzia. In ottemperanza abbiamo due possibilità. Allora, o che il soggetto vigilato venga sanzionato per inottemperanza alle richieste istruttorie o per inottemperanza agli obblighi di transizione al digitale. Il legislatore infatti ha previsto una sorta di sanzione per la mancata collaborazione, ovvero abbiamo chiesto al soggetto vigilato documenti e ogni altra informazione utile per espletare tutta la fase istruttoria, e quest'ultimo non ha mai risposto o ha risposto in maniera parziale o non veritiera. Il legislatore all'articolo 18 bis ha tipizzato questa fattispecie e ha previsto delle sanzioni anche per questa ipotesi, quella della mancata collaborazione. In questo caso il direttore generale, con proprio provvedimento, emana un atto di contestazione. Con l'atto di contestazione contesta al presunto trasgressore le violazioni dell'articolo 17 del regolamento, quindi la mancata collaborazione di cui vi parlavo. Nell'atto di contestazione vengono indicate la quantificazione della sanzione amministrativa,
nei valori del minimo e del massimo previsti dal comma 5 del 18 bis, diminuiti della metà. L'informativa che l'atto sarà trasmesso, e quindi in più, oltre alla sanzione pecuniaria, c'è anche quella disciplinare, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, ai competenti organismi indipendenti di valutazione, e sarà altresì pubblicato l'atto sul sito internet istituzionale. Quindi vediamo che gli viene data la possibilità al trasgressore di definire la sua situazione con un pagamento in misura ridotta, quindi con un'oblazione, e gli verranno poi inflitte le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 18 bis. Se invece il soggetto ha collaborato, ma nonostante ciò l'amministrazione vigilata, soggetto vigilato, non si è uniformato alle richieste dell'atto di diffida, il direttore generale trasmette gli atti al responsabile dell'ufficio affari legali, che procede con la contestazione della violazione amministrativa. In questo caso andiamo a contestare le violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione. Quindi indichiamo le regolarità accertate, le disposizioni violate, le sanzioni comminabili all'esito del procedimento sanzionatorio e la possibilità di effettuare entro 60 giorni il pagamento in misura ridotta. Si applica infatti, per quanto compatibile, la legge 689 dell'81 in materia di sanzioni. In questo caso è prevista quindi il meccanismo dell'oblazione, pagare una somma ridotta in questa fase per l'estinzione del procedimento. In questo atto di contestazione viene oltre indicato il responsabile del procedimento sanzionatorio, l'invito ad inviare entro il termine di 30 giorni documenti scritti o la possibilità di essere sentiti, quindi di un'audizione, e l'indicazione che il procedimento si chiuderà entro 90 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione. Come si chiude il procedimento sanzionatorio? Al termine dell'attività istruttoria, il responsabile del procedimento sanzionatorio propone al direttore generale uno schema di provvedimento finale. In questo schema, il direttore generale, con provvedimento motivato, può disporre o l'archiviazione, perché il soggetto ha pagato in misura ridotta nella fase antecedente, oppure può comminare la sanzione così come prevista dal 18 bis, comma 5. La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 18 bis va da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro. Arrivati in questa fase, il direttore generale, nel proprio provvedimento, fa altresì presente che la segnalazione sarà inviata alla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione e la transizione digitale. E quindi vediamo che è presente un'ulteriore misura sanzionatoria accessoria. Quindi abbiamo visto che ci sono tre fasi nel procedimento sanzionatorio: quella che prevede la contestazione della mancata collaborazione da parte del trasgressore. E quindi abbiamo detto agi da via la fase di accertamento, chiediamo documentazione, informazioni, queste non pervengono o pervengono in maniera non veritiera, si va ad avviare un procedimento sanzionatorio su questo aspetto, al di là della presenza poi o meno delle violazioni. Se invece sono presenti anche delle violazioni o il soggetto ha collaborato, il procedimento sanzionatorio prende avvio dall'articolo 20, quindi relativamente invece alle violazioni normative in materia di transizione al digitale. E in questo caso viene data comunque la possibilità al soggetto, in seguito all'accertamento della sussistenza della violazione, di estinguere la stessa con l'oblazione, quindi con un pagamento in misura ridotta. Allora, quali sono le tipologie di sanzioni? Ve le ho accennate, però le abbiamo suddivise in due schemi per renderle quanto più chiare possibile. Allora, l'articolo 18 bis prevede due tipi di sanzioni che sfociano in una sanzione pecuniaria: le violazioni che abbiamo definito di regole di procedura,
cioè la mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni, o la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri. Quindi gli obblighi che abbiamo detto adesso di collaborazione del soggetto, l'articolo 18 bis. Le violazioni, al comma 1, scusatemi, le violazioni sostanziali per mancata ottemperanza all'obbligo di conformare la propria condotta, la mancata ottemperanza quindi alla normativa di riferimento. E parliamo del comma 5. Poi ci sono tre tipologie di sanzioni disciplinari. La segnalazione della violazione all'ufficio dei procedimenti disciplinari della stessa amministrazione vigilata e agli organismi indipendenti di valutazione. La pubblicazione della segnalazione sul sito dell'AGID, ai sensi dell'articolo 19,3, la segnalazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quella competente in materia di innovazione tecnologica e transizione al digitale. Per comprendere un po' meglio come si interfacciano, le tipologie di sanzioni, abbiamo fatto una slide con qualche esempio, anche di casistiche, insomma, che si sono verificate. L'articolo 3 bis, del CAD, di cui vi accennavo anche prima, in materia di identità digitale e domicilio digitale. In questo caso, per la violazione di questo articolo, le sanzioni potenzialmente applicabili sono quelle pecuniarie per violazione delle regole di procedura, le sanzioni pecuniarie, quindi per violazioni sostanziali, entrambe le tipologie quindi di sanzioni pecuniarie, quelle di tipo relative alla mancata collaborazione del soggetto e le sanzioni invece pecuniarie per la violazione dell'articolo 3 bis. A queste si aggiungono le disciplinari, che sono quelle della segnalazione all'ufficio dei procedimenti disciplinari all'interno della pubblica amministrazione e agli organismi indipendenti di valutazione. La mancata nomina dell'RTD, quindi la violazione dell'articolo 17 del CAD. Le sanzioni applicabili sono quelle per violazione delle regole di procedura, di cui vi accennavo prima, ma anche la segnalazione agli uffici dei procedimenti disciplinari e agli organismi indipendenti di valutazione. Una delle violazioni che prevede l'applicazione di tutte le tipologie delle sanzioni, sempre ovviamente parliamo in maniera potenziale, perché la sanzione per la violazione delle regole di procedura viene meno nel momento in cui il soggetto vigilato collabora nella fase dell'applicazione del regolamento 18 bis, è l'articolo 5 del CAD. L'effettuazione dei pagamenti con modalità informatica. In questo caso vediamo che è possibile trovare l'applicazione di tutte le sanzioni, quindi anche quelle della struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica. Come vi avevo detto all'inizio, queste sono tutte le fattispecie relative al regolamento di cui abbiamo parlato nel webinar oggi. Quindi del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 18 bis. Ma in introduzione io vi ho citato gli altri due regolamenti di AGID, che sono quelli relativi alle sanzioni per le violazioni dell'articolo 32 bis, quindi per i prestatori di servizi fiduciari e qualificati, e quelle relative alla legge 4 in materia di accessibilità. Anche lì è stato previsto un apposito regolamento che disciplina prima i poteri del difensore civico del digitale. Quindi i poteri di quest'ultimo a cui ad esempio viene segnalata la mancata pubblicazione della legge della dichiarazione di accessibilità. In questo caso i poteri del difensore civico viaggiano, passatemi il termine, su quel regolamento, su quelle modalità. Non sono oggetto del webinar di oggi, ma vi accenno in breve che su quel regolamento il difensore civico chiede all'amministrazione delle misure correttive, cioè gli dice cosa fare per eliminare la violazione. Invece abbiamo poi un altro regolamento in materia di accessibilità, che è quello che vi accennavo nelle primissime slide, che riguarda invece i servizi offerti al pubblico dai soggetti erogatori privati. È un regolamento, insomma, che ha trovato, è stato pubblicato dall'Agenzia, se non sbaglio, nel mese di dicembre, quindi è recentissimo,
e che prevede quindi le violazioni dei soggetti privati e ha anche quello una sua strada su cui magari poi insomma verranno fatti dei webinar in base all'interesse delle persone che però non sono quelle del 18 bis. È importante per non confondere gli ambiti di applicazioni che poi hanno anche una sanzione sia pecuniaria che disciplinare completamente differente. Ovviamente lo capirete da soli che nel caso dei soggetti erogatori privati le sanzioni applicabili non possono essere quelle che noi applichiamo nei confronti dei soggetti di cui è l'articolo 2,2 del CAP. Allora, io ho finito il mio intervento e spero di essere stata chiara. Risponderemo, come aveva accennato, insomma, la dottoressa Schifani a fine webinar a tutte le domande. Adesso do la parola al mio collega Giovanni Melardi, che invece vi illustrerà in maniera più specifica l'attività di monitoraggio e di controllo che c'è stata in agenzia in questo anno e mezzo di regolamento 18 bis. Quindi anche cosa è accaduto, dove siamo arrivati, se ci sono state delle segnalazioni per cui siamo andati a sanzioni o alla presenza o meno di un eventuale contenzioso. Vi ringrazio per l'attenzione, Giovanni, Grazie ti do la parola. Raffaella, Buongiorno a e tutti. grazie A dopo. anche a Formez ovviamente per l'organizzazione di questi webinar che sposano appieno quella che è la filosofia di Agid e che cercherò di spiegare anche nel corso della mia esposizione. E come accennava Raffaella, che è la filosofia della collaborazione e dell'approccio costruttivo nelle relazioni con le amministrazioni. Innanzitutto io mi presento, appunto mi chiamo Giovanni Melardi e in Agid mi occupo specificatamente di regolamentazione dei processi organizzativi. Allora, oggi Raffaella vi ha parlato ampiamente, la mia collega Raffaella Bonadia vi ha parlato ampiamente del regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio. Che cos'è un regolamento alla fine? Il regolamento non è altro che l'insieme di regole che dettano il funzionamento di determinate attività rientranti nei processi organizzativi. All'interno del regolamento, quindi, vengono specificate le attività all'interno dei singoli processi, con le varie fasi, la tempistica e chiaramente le responsabilità, il famoso chi fa che cosa. Il processo che sta a monte, il macro processo che sta a monte, ho cercato di spiegarlo in questo grafico, il macro processo che sta a monte di tutti i processi contenuti nel regolamento che è stato oggetto della trattazione di oggi, è il macro processo relativo chiaramente al monitoraggio degli adempimenti previsti dal CAD. Questo macro processo possono scaturire, e lo abbiamo già visto nell'esposizione della collega, sia delle segnalazioni del DCD sia delle iniziative d'ufficio che comportano l'accertamento preliminare. L'accertamento preliminare a sua volta si può concludere con l'archiviazione oppure con l'inizio del procedimento sanzionatorio. I destinatari in ogni caso di queste azioni, come abbiamo detto, sono i soggetti elencati all'articolo 2,2 del CAD. Prima di addentrarci nelle attività di monitoraggio che sono state intraprese all'interno dell'agenzia, bisogna un attimo intenderci sulla terminologia. Allora, monitorare in particolare, vediamo qual è la differenza fra monitoraggio e valutazione di un processo. Il monitoraggio non è altro che una raccolta di dati e di informazioni sullo stato di attuazione di una strategia che è finalizzata al raggiungimento di uno o più obiettivi. Poi vedremo qual è l'obiettivo di Agid e se l'abbiamo raggiunto oppure se lo stiamo raggiungendo. La valutazione, invece, è l'espressione di un giudizio di valore sulla capacità della strategia appunto di raggiungere un obiettivo. E questa valutazione può essere fatta sia prima che il processo sia avviato e quindi è una stima ed è una valutazione ex ante, sia in itinere, quindi nel corso dell'erogazione del processo, e in quel caso potranno essere anche apportati dei correttivi, quindi la valutazione in itinere comporta molto spesso anche degli aggiustamenti di carattere organizzativo nel corso del processo stesso,
Oppure addirittura la valutazione può essere fatta ex post, quindi alla fine del processo stesso, e comportare una riprogettazione della strategia se ci sono stati dei disallineamenti. Ancora, il monitoraggio chiaramente comporta un approccio descrittivo perché monitorare vuol dire descrivere come sono state gestite e realizzate le attività e in particolare il monitoraggio, lo strumento tipico del monitoraggio è l'indicatore, sono gli indicatori. Gli indicatori sono quei meccanismi, quei numeri che servono per misurare il funzionamento di un processo. Questi indicatori, questi strumenti devono avere delle caratteristiche specifiche che andremo a spiegare in una slide successiva. Valutare invece vuol dire chiaramente dare un giudizio e quindi dare un giudizio sia sull'adeguatezza degli strumenti che sono stati utilizzati rispetto alla strategia e agli obiettivi, sia sull'efficacia. L'efficacia cosa vuol dire? Le azioni stanno funzionando rispetto all'obiettivo che mi sono posto e anche sull'efficienza, quindi andare a valutare se gli interventi sono appropriati e se sono commisurati rispetto all'obiettivo da raggiungere e con riferimento al costo gestionale organizzativo che hanno comportato. Tutto questo, monitorare e valutare un processo, vuol dire mettersi in discussione. Ed è proprio quello che abbiamo cercato di fare in Agid, partendo dall'obiettivo e dalla strategia. Allora, l'obiettivo che noi ci siamo dati, chiaro, è quello di andare a limitare il numero di accertamenti preliminari che determinano l'avvio di un procedimento contenzioso, di accertamenti preliminari, scusatemi, che sfociano con l'avvio di un procedimento contenzioso. Perché questo? Perché chiaramente un procedimento contenzioso, oltre a creare un clima, fra virgolette, di conflittualità con le amministrazioni, determina anche un costo di carattere organizzativo per l'amministrazione stessa. Qual è la strategia che abbiamo cercato di mettere in atto per realizzare questo obiettivo? La strategia è quella del dialogo, quindi avere un approccio costruttivo e di dialogo con le amministrazioni. La fase precisa in cui avviare il dialogo con le amministrazioni è indicata dall'articolo 3 del regolamento, perché all'articolo 3 del regolamento è scritto: prima di avviare il procedimento di accertamento, Agid dispone gli accertamenti necessari per la valutazione della presunta violazione. In questa fase viene effettuata un'istruttoria interna e/o esterna e avviata un'interlocuzione con l'amministrazione. Cosa vuol dire? Ci confrontiamo con l'amministrazione, cerchiamo di raccogliere più informazioni possibili. Nel caso in cui rileviamo una potenziale violazione delle prescrizioni contenute nel CAD, andiamo a indicare precisamente qual è la presunta violazione, ne parliamo con l'amministrazione e indichiamo anche all'amministrazione quali sono gli adempimenti che la stessa amministrazione deve mettere in atto affinché la presunta violazione e quindi la non conformità venga eliminata. Non solo indichiamo quali sono gli adempimenti da mettere in atto, ma se necessario supportiamo anche l'amministrazione per la corretta messa in atto degli stessi. Ha premiato questa strategia guardando i numeri? Ci consideriamo soddisfatti. In particolare, noi andiamo a guardare questo 41, che vuol dire gli accertamenti che sono stati archiviati, e ancor più nello specifico del 41, di questo numero 41, noi andiamo a guardare questo numero 20 che vedete in questa slide, che vuol dire che per 20 volte. Per 20 volte le interlocuzioni si sono concluse con gli adempimenti da parte delle amministrazioni. Quindi vuol dire che Agid ha accompagnato l'amministrazione nell'adempimento, le indicazioni di Agid sono state recepite, la potenziale violazione è stata sanata, la non conformità è stata eliminata. Pur considerandoci soddisfatti rispetto ai meccanismi di monitoraggio che abbiamo messo in atto e rispetto alla strategia che abbiamo sposato, quindi quella del dialogo con la vista sull'obiettivo, che è quello appunto di limitare il numero dei procedimenti di contenzioso, però ci è nell'ottica di migliorare comunque continuamente i nostri processi organizzativi.
Stiamo cercando di ragionare anche su come allargare il set dei nostri indicatori. Questi indicatori, come vi dicevo prima, come accennavo prima, devono avere comunque delle specifiche caratteristiche per essere efficaci. Secondo la terminologia inglese si dice che gli indicatori devono essere smart, per cui devono riferirsi specificatamente all'obiettivo da misurare. Chiaramente devono essere misurabili da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Accessibili, quindi le informazioni devono essere reperite facilmente senza comportare un onere o un costo eccessivo per l'amministrazione, devono essere rilevanti quindi rispetto alla necessità di informazioni che abbiamo e devono riferirsi a un arco temporale preciso e determinato. Quale può essere, ad esempio, un indicatore su cui stiamo ragionando e che probabilmente pensiamo di mettere in campo? Le tempistiche dell'adempimento da parte dell'amministrazione, cioè noi diamo indicazione, come diceva anche Raffaella, all'amministrazione di porre in essere quei correttivi che consentono di sanare una potenziale violazione. Diamo delle indicazioni all'amministrazione, diciamo che per sanare quelle violazioni è necessario un determinato lasso di tempo. Allora, noi vogliamo vedere se le amministrazioni rispettano quel lasso di tempo, se magari riescono anche meritoriamente ad anticiparlo, oppure se vanno oltre quel lasso di tempo. Questo ci consente poi, ci consentirà nell'eventualità in cui adottassimo anche questo indicatore, di avere un dato aggregato. Perché è importante guardare il dato nel suo complesso? Perché ci dà proprio la misura e la spia se il processo, come noi lo abbiamo organizzato, funziona oppure no. È chiaro che se ci sono numerosi sfasamenti di tempo da parte delle amministrazioni, forse c'è stato un problema che può riguardare magari la non corretta misura da parte di Agid della tempistica necessaria per adempiere, perché abbiamo stimato in maniera non corretta la complessità degli interventi da mettere in atto, oppure c'è stato un difetto di comunicazione con le amministrazioni, oppure la carenza non è da parte di Agid, la carenza può essere anche nell'organizzazione da parte dei destinatari dei provvedimenti, quindi da parte delle amministrazioni. In ogni caso, avere un dato aggregato ci consente appunto di prendere eventuali correttivi e di riorganizzare ancor meglio il nostro processo. È chiaro che oltre il dato aggregato, poi vanno visionate le singole casistiche nello specifico. Perché questo? Perché se il dato aggregato non ci dà una spia di un malfunzionamento, passatemi il termine, di sistema, evidentemente è più nella specificità che va fatta l'analisi e quindi nel caso specifico va vista se l'amministrazione ha avuto un problema che magari non ha reso possibile risolvere la non conformità nel tempo che noi abbiamo indicato, oppure se anche in questo caso il problema è stato da parte nostra, magari nella difettosità nella comunicazione o in altro. Questo cosa vuol dire? Che gli indicatori, per essere rilevanti realmente, non sono ovviamente, non possono fermarsi al numero nudo e crudo, ma ne necessitano sempre di essere rafforzati mediante un'accurata attività di analisi. Io ho terminato, spero di essere stato esaustivo nell'avervi dato il quadro di quelli che sono gli interventi sul monitoraggio dei processi che noi ci proponiamo di mettere in atto e sul quale il ragionamento in realtà è estremamente dinamico e continuo, perché nella nostra organizzazione siamo abituati a metterci continuamente in discussione anche sulla base dei feedback che vengono da parte delle amministrazioni. Per cui questi momenti sono, e ringrazio ancora una volta Formez, sono più che auspicabili proprio anche nel quadro di incentivare questa nostra filosofia e sposare questa nostra filosofia del dialogo. Adesso io mi stoppo anche perché così lasciamo spazio alle risposte. Ho visto che già sono arrivati dei quesiti, in modo che abbiamo la possibilità Allora, io di grazie, rispondere. ringrazio entrambi i relatori che sono stati molto chiari e esaustivi, sono stati nei tempi e inviterei entrambi a farsi carico delle domande che trovano, che sono arrivate in chat e che noi abbiamo selezionato e che trovano sotto
il contatore. Quindi, se volete rispondere, vi ricordo appunto di leggere la domanda e il nome di chi l'ha fatto, così appunto nella loro sequenza ve l'abbiamo messa in ordine di arrivo temporale. Allora, inizio leggendone una io. Giovanni, se insomma vuoi aggiungere qualcosa alle mie risposte, fai pure. Elisa Sanchini chiede: in merito alle linee guida del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, volevo capire se è obbligatorio fare il piano nell'ente. E allora, il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione viene emanato da AGID ed è uno strumento per promuovere ovviamente la trasformazione digitale dell'amministrazione italiana nel paese. Quindi diciamo che contiene un po' tutti gli obiettivi della strategia a livello ovviamente nazionale del piano per la trasformazione digitale. E non ho capito lei cosa intende, se quindi voi all'interno dell'amministrazione vi siete dotati di un piano che però rispetta le linee guida di quello di AGID, quindi se è poi obbligatorio rispettarle, se ci può dare la specifica in chat, così le rispondiamo in maniera più puntuale. Allora, Paola Sorci invece chiede a chi viene imputata la. Ha già risposto, ha detto no, lo dobbiamo fare? No, non è obbligatorio tra gli atti che devono fare le pubbliche amministrazioni. Perché appunto il piano triennale per l'informatica pubblica amministrazione è un documento redatto dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Ah, ecco, ho visto la risposta qui. Allora, Paola Sorci, a chi viene imputata la violazione in caso di mancata nomina dell'RTD? Del responsabile per la transizione digitale. Ah, va bene. Allora, in linea di massima al rappresentante legale dell'ente o alla figura apicale a cui compete fare la nomina. Ovviamente, in base al tipo di soggetto di amministrazione, c'è una figura apicale che ha il compito di nominare il responsabile per la transizione digitale. Quindi la violazione in caso di mancata nomina, così come prevista dall'articolo 17 del CAD, mi sembra che anche qualcun altro aveva chiesto a chi saranno imputate le sanzioni, è di solito, diciamo, per le amministrazioni centrali il rappresentante legale dell'ente. E Giorgio Desiderio, in caso di inerzia da parte della PA, per l'attivazione dei processi di TD, immagino sia transizione al digitale, come ci si comporta? Sono previste sanzioni di che tipo? Allora, la domanda è un po' generica. I processi di trasformazione digitale sono tanti, sono tutti gli obiettivi del CAD, quelli che all'inizio vi avevo illustrato, anche l'attuazione della normativa degli open data. Quello comunque fa parte dei processi di trasformazione. Sono previste sanzioni, sì, possono essere quelle del 18 bis, possono essere quelle della legge 4, se invece parliamo di mancata ottemperanza alla normativa dell'accessibilità. E sono le sanzioni che vi ho illustrato prima, pecuniarie nell'ambito del procedimento proprio del 18 bis e quelle disciplinari. Vincenzo Gambale, buongiorno. Il ruolo e le funzioni sembrano abbastanza chiare, penso parli sempre dell'RTD, però gli amministratori sottovalutano il ruolo. Cosa può fare un RTD nominato a cui non vengono date le risorse sia economiche che di personale? Come deve essere inquadrato economicamente? Questa domanda, insomma, rispecchia un po', come viene, come è, organizzata la realtà di un ente. Quindi, non possiamo darvi noi una risposta su questo aspetto. C'è comunque un obbligo normativo di nominare responsabile della transizione al digitale. Abbiamo visto anche che quest'ultimo può essere nominato in forma associata o addirittura essere un soggetto Allora, esterno. scusa Raffaella se ti interrompo su questo, occupandomi Prego. io di processi organizzativi,
La cosa che mi sento di dire è che comunque nel caso in cui ci sia una carenza di sensibilità rispetto a queste tematiche da parte degli amministratori è quello di mettere in campo magari innanzitutto documentare sempre gli scambi di comunicazioni anche all'interno, quindi far presente tramite delle comunicazioni formali la necessità di implementare determinate misure per rispettare gli obblighi di transizione digitale. E poi mettere in atto delle misure anche in modo da far valere nei confronti degli amministratori qual è l'utilità degli adempimenti. Al di là dell'adempimento legislativo, chiaramente l'adempimento legislativo ha una sua ratio anche perché migliora i processi nel loro complesso, no? La digitalizzazione alla fine consente un miglioramento dei processi, quindi delle comunicazioni per esempio degli enti locali con i cittadini, eccetera, eccetera. Quindi anche cercare di un'opera di sensibilizzazione. Mi rendo conto che molte volte è complicato, però cercare di agire su queste leve per far comprendere come l'adempimento legislativo non è soltanto una sovrastruttura, ma è anche un'opportunità di miglioramento per l'ente stesso. Allora, Elisa Sanchini, buongiorno. Il mancato invio del piano di migrazione a cloud da compilare su PA Digitale 26 è motivo di sanzione. Allora, la strategia Cloud Italia è quella realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per la Cybersecurity. E contiene gli indirizzi strategici e il percorso di migrazione dei dati verso il cloud e i servizi digitali della PA. Questo tipo di obbligo di migrazione che ha delle date specifiche sull'obbligo di conferimento dei dati e l'obbligo di invio delle varie classificazioni può essere oggetto di procedimento ai sensi dell'articolo 18 bis. Quindi sì. È motivo di sanzione perché apre tutto il procedimento della mancata ottemperanza degli obblighi di transizione digitale. Però appunto vi dicevo che ci sono due aspetti, l'invio dei dati e i successivi conferimenti dei vari dati alla piattaforma. Però la risposta è positiva, sì. Francesco Crisci. Quali sono le sanzioni per mancata indicazione dell'RTD su IPA? Allora, la mancata indicazione del nominativo del responsabile della transizione al digitale configura la mancata ottemperanza di un obbligo relativo alle linee guida di IPA che prevede l'obbligo di comunicare il nominativo. Le sanzioni sono quelle che vi ho illustrato prima perché rientriamo sempre nell'ambito del 18 bis. Quindi che vanno per quanto riguarda la pecuniaria da un minimo di 10 a un massimo di 100.000 e poi ci sono le sanzioni per il mancato invio di documenti e informazioni all'agenzia nel momento in cui si apre il procedimento sanzionatorio. E Stefania Squillante. L'unica modalità d'inizio per l'accertamento di una violazione è la segnalazione del cittadino al difensore presso l'AGID. Non c'è possibilità di attuazione autonoma da parte dell'agenzia. E anche questo, insomma, l'abbiamo detto all'inizio del webinar, i canali per l'inizio di un accertamento di una violazione, per riprendere un po' la sua domanda, sono due. La segnalazione al difensore civico per il digitale oppure viene avviato d'ufficio da AGID nell'ambito dei suoi poteri di verifica, vigilanza e monitoraggio. Quindi l'agenzia ne viene a conoscenza nell'ambito o di un altro procedimento o di un'altra attività, viene a conoscenza di una presunta violazione e avvia tutto il procedimento previsto dal regolamento. Quindi non c'è un'unica modalità, non è solamente il difensore civico. Però quella è la modalità con la quale la segnalazione arriva dal cittadino.
Maria Cammarota, le sanzioni pecuniarie sono indirizzate direttamente all'RTD? No, dipende dal tipo di violazione. Per alcune violazioni potrebbe non essere direttamente responsabile della transizione al digitale, ma essere un'altra figura. Oltre all'ipotesi in cui se il responsabile per la transizione al digitale non è presente, ho fatto un esempio prima, no? Quello dello SPID, cioè apriamo un procedimento di accertamento nei confronti del comune perché la segnalazione è sullo SPID, quindi mancato accesso ai servizi per il cittadino attraverso l'autenticazione SPID-CIE, ma con la classica modalità di registrazione. Nell'ambito di quella verifica veniamo a conoscenza che il comune non ha nemmeno il responsabile per la transizione al digitale, quindi non l'ha nominato e non l'ha inserito in IPA. In questo caso, se si arrivasse a sanzione per la violazione della normativa inerente alle identità digitali e la normativa inerente alla mancata nomina dell'RTD, la sanzione pecuniaria è evidente che non potrà essere indirizzata a una figura che peraltro non è stata nominata. E poi dobbiamo differenziare perché la sanzione pecuniaria per violazione della normativa in materia di transizione digitale è fatta all'ente, è fatta all'amministrazione. La mancata invece collaborazione viene fatta al soggetto responsabile e se non c'è l'RTD va individuato nell'ambito dell'amministrazione su cui si sta avviando l'accertamento. Alessandro Petricola, nel precedente webinar si era stato posto il problema degli enti obbligati, ex legge 4 2004, a sottoporre la dichiarazione di accessibilità, ma non aventi l'RTD, in quanto non obbligati, per cui il tramite va sottoposta. Accennavate una possibile soluzione per la creazione di una sorta di referente per tale dichiarazione svincolata dall'RTD. Ci sono novità? Allora, praticamente la domanda è inerente al fatto che la dichiarazione di accessibilità in base alla legge 4 va presentata da responsabile per la transizione digitale, ma se l'ente non ha l'obbligo di nominare l'RTT, c'è il problema che lo stesso non riesce ad accedere al portale sull'accessibilità di Agidi per presentare la dichiarazione. Se ho capito bene, la domanda è su questo, altrimenti insomma le chiedo la cortesia di specificarla. E rispetto a quanto aveva risposto la mia collega nel webinar precedente, Maria Antonietta Ventiglia, no, non ci sono novità, è passata solamente una settimana e l'agenzia sta valutando come è opportuno procedere per queste ipotesi, quindi purtroppo oggi non riusciamo a darle una domanda. Se invece non ho letto bene la sua domanda, le chiedo di chiarirne gli aspetti per cortesia, grazie. Ilaria Rotondi. Per evitare accertamenti, dove è reperibile un elenco che mostri l'insieme degli adempimenti a cui sono assoggettate le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,1 lettere B e C del decreto legislativo 30 marzo 2001-165. Non c'è un elenco di tutti gli obblighi di transizione al digitale che le PA devono effettuare, su cui quindi poi è possibile avviare il procedimento. Sicuramente il CAD è, diciamo, passatemi il termine, la Bibbia da cui iniziare, no? Vedere quali sono gli adempimenti che il CAD pone in essere e iniziare da quelli. Ci sono poi tutte le altre norme che in parte ho citato, Open Data, EDAS, che non sono relative comunque a altre normative in materia di transizione al digitale. Non so, Giovanni, vuoi aggiungere qualcosa su questo? Che si può fare eventualmente è crearsi una, organizzarsi internamente creandosi magari un elenco, una sorta di checklist in cui mettere gli adempimenti reperendoli dalle norme, tanto i riferimenti legislativi sono facilmente reperibili, li trovate anche sul sito dell'Agid, prendendo
prendete gli adempimenti e potete tranquillamente crearvi una checklist e poi man mano che gli adempimenti sono messi in atto andare a vistare oppure magari mettere, sfruttare anche questa checklist per fare un programma d'azione nel caso in cui qualche adempimento non sia stato messo in atto ed è, diciamo così, in fieri. Allora, Valentina Resaz, in questo periodo su PA Digitale 2026 è richiesta la compilazione del piano della migrazione al cloud, è un documento obbligatorio per tutte le PA, università incluse. Se sì, che sanzioni sono previste per i ritardi nella presentazione del piano? Allora, questa domanda ricalca quella fatta in precedenza da una sua collega sull'obbligo di migrazione dei dati al cloud di PA Digitale 2026. Vi invito a leggere meglio il contenuto di PA Digitale 2026 al sito, dove spiega tutti i dati obbligatori per la migrazione. E sì, la migrazione è obbligatoria, assolutamente. I soggetti che ne sono obbligati sono quelli indicati dal decreto legislativo 165 del 2001, di cui parlavamo prima. E vi rientrano anche l'università. Le sanzioni per il ritardo non ci sono, non ci sono sanzioni per il ritardo, ce ne sono sanzioni per il mancato adempimento alla compilazione. Credo che insomma le amministrazioni possano rappresentare i propri ritardi, ma Agid entra in PA Digitale 2026 solo nei casi di mancata compilazione, quindi per l'applicazione del 18 bis del procedimento sanzionatorio. Non so dirvi se viene fatta una fase di sollecito per le amministrazioni che non adempiono ai termini, però vi invito appunto a consultare il sito dove sicuramente trovate aggiornate tutte le informazioni su questo Scusami Raffaella, c'è una aspetto. domanda di Alessandro Petricola o Petricola, mi perdonerà se non ho azzeccato l'accento, la rileggo. Vorrei sapere se c'è una modalità per accedere alla community Sì, degli vai, RTD vai. Rete Digitale anche come semplice uditore in assenza al momento di RTD in vista di una futura nomina per ragioni accademiche, come nel mio caso che sto preparando una tesi magistrale in ingegneria gestionale sulla funzione dell'RTD. La stessa domanda è stata sottoposta all'indirizzo RTD. Io non voglio temporeggiare ulteriormente, però di fatto né io né Raffaella ci occupiamo della gestione della rete. Per cui sono costretto, mi dispiaceva che rimaneva in evasa la risposta, visto che ha sottolineato che ha già posto la domanda, ce ne facciamo carico di questo approfondimento e poi le faremo sapere eventualmente se è possibile accedere a questa rete. Raffaella, se volevi aggiungere qualcosa. No, no, va bene, corretto, sì, ce ne facciamo carico anche per quelle alle quali non stiamo rispondendo, provvederemo poi successivamente, non occupandoci di alcuni temi specifici, come vedo che la PA Digitale 2026 è un tema che chiedete in tanti, noi possiamo appunto dirvi il ruolo di Agid su quello aspetto. Ma è il progetto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e di ACN. Allora, Luigi Buono, l'amministrazione è obbligata anche a garantire l'accessibilità di tutti gli atti inerenti ai progetti del PNRR all'RTD? Chiederei un po' di essere un po' più specifico, accessibilità inteso di accesso in base alla legge 4 o stiamo parlando di altri profili? I progetti del PNRR... Dipende che tipologia di atti, se ci può fare una specifica di cosa chiede. Matteo Maria Visceglia, la nostra agenzia, piccolo ente subregionale, è composto da un direttore generale, da 13 dipendenti,
dei quali uno è più dei sistemi informativi. Può essere nominato RTD il direttore generale o deve essere nominata la predetta PO, quindi il titolare della posizione organizzativa. Allora, come dicevo prima, l'RTD deve essere, oltre a un dirigente, anche una persona che è titolare di posizione organizzativa, però deve avere le competenze richieste dall'articolo 17. Quindi competenze in materia di conoscenze informatiche, giuridiche, diciamo che poi il criterio può essere quello se il direttore generale vuole effettuare la nomina in capo a un altro dirigente. Giuseppe Bresciani. Se a un RTD con le adeguate competenze tecniche non viene riconosciuta neanche la posizione organizzativa, l'amministrazione è sanzionabile. E allora, AGID può sanzionare l'amministrazione per la mancata nomina del responsabile per la transizione al digitale, e non perché lo stesso debba avere o meno la posizione organizzativa, cioè le due cose non sono assimilate. Non so, No, la Giovanni, domanda se hai era proprio capito precisamente su in questo maniera aspetto, diversa quindi questa direi che la domanda, risposta è però piuttosto se coerente. sì, esatto. Insomma, noi cerchiamo di rispondervi come possiamo, ma ovviamente le singole realtà delle varie amministrazioni possono essere tantissime, non possiamo calarci comunque in realtà molto particolari, quindi là va un po' visto la norma cosa dice e i criteri di massima per poter trovare anche la figura migliore che possa esercitare il ruolo di responsabile per la transizione digitale. Vi ho detto che il criterio di massima per la legge è che sia comunque un dirigente o un soggetto in una posizione apicale, ma che comunque abbia determinate competenze. Questo perché il legislatore vuole che conosca la realtà dell'amministrazione, ma abbia la capacità di interfacciarsi con gli altri stakeholder in materia di transizione al digitale. Questa diciamo che può essere la chiave di lettura per no? Le varie realtà su cui la nomina si può poi interfacciare. Non so se arrivano in quali casi Alessandro Appellato, mi scusi, in quali casi un comune può nominare un responsabile per la transizione esterno? Nei casi in cui il comune è di piccole dimensioni e non abbia all'interno un soggetto dotato delle competenze richieste dall'articolo 17. Quindi non ci sono le competenze, non ci sono dirigenti che hanno quelle competenze, in quel caso il comune può fare ricorso al responsabile per la transizione esterno, purché gli venga affidato comunque il soggetto interno che lo affianchi. E chiaramente, è sottinteso, il soggetto esterno deve avere quelle caratteristiche comunque di professionalità che non sono rintracciabili all'interno, diciamo. C'era un'altra domanda sul responsabile per la transizione al digitale, direi che meriterebbe un webinar a parte, visto il tema di interesse, di Paolo Poerio Pitterrà. Chi tutela l'RTD in caso di sanzioni? Nel caso di sanzioni previste dall'articolo 18 bis di cui abbiamo parlato oggi, ovviamente poi ci sono i canali, no? Quelli. È possibile poi impugnare le sanzioni e poi verificare la legittimità o meno di quelle. Il responsabile per la transizione al digitale prende in carico determinati obblighi previsti dalla legge e di conseguenza si trova anche a poter andare incontro a sanzioni di tipo disciplinare o pecuniarie, così come previste dall'articolo 18 bis. Prima non l'ho detto, ma vi ricordo che il comma 4 dell'articolo 18 bis fa un riferimento anche alla responsabilità dirigenziale e disciplinare
prevista dal decreto legislativo 165 del 2001, agli articoli 21 e 55, che è la responsabilità dirigenziale disciplinare prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito anche della valutazione delle performance. Quindi questo richiamo riguarda l'RTD come gli altri dirigenti. Vigo Mozzati chiede se l'RTD di un ente pubblico ricopre la funzione anche per la società partecipata dello stesso, oppure la società deve nominare un proprio RTD? No, la società deve nominare un proprio RTD. Gustavo Slongo Guaragna, fatta una segnalazione da un cittadino, quali comunicazioni gli saranno inviate e in quali termini? Avvio procedimento, procedimento di archiviazione, eccetera. Allora, immagino che lei quando dica fatta una segnalazione da un cittadino intenda la segnalazione al difensore civico. Il difensore civico, al termine della propria attività, quando ritiene non manifestamente infondata la segnalazione, trasmette al cittadino una comunicazione in tal senso. E la stessa, non è stata ritenuta non manifestamente infondata. Come vi ho spiegato prima, passa nell'ambito del 18 bis all'ufficio affari legali che avvia una fase di accertamento preliminare. In questa fase non c'è più una fase comunicativa con i cittadini che hanno effettuato le segnalazioni al difensore civico, perché si apre un altro tipo di procedimento e quindi successivamente, qualora si andasse avanti con dei procedimenti sanzionatori nei confronti del soggetto segnalato, lo stesso 18 bis prevede la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti. Daniela Uccella, la domanda di Bresciani era relativa alla previsione che l'RTD debba avere le caratteristiche richieste dalla normativa, quindi come può un dirigente non avere riconosciuta la posizione organizzativa? Noi non possiamo rispondervi a questa domanda inerente alle vostre realtà, non al tema del webinar di oggi. Va bene. L'ultima di Alessandro Bellato che voleva sapere da quando è possibile la nomina di un RTD esterno, perché ricordavo che era possibile solo una nomina associata ma non di un esterno. Non capisco. È possibile sia in forma associata, ho fatto presente in precedenza, che esterno per determinate realtà. Ovviamente un'amministrazione centrale dello Stato non ha bisogno di nominare un RTD esterno, sembra assurdo che possa non avere personale con quelle Parliamo di piccole competenze realtà o locali, dirigenti che prevalentemente, possono secondo me, svolgere Raffaele. questo ruolo. Sì, infatti anche la forma associata, come quella del DPO, nasce proprio per quei piccoli comuni. Ok. Vediamo se c'è qualche altra domanda che arriva. Allora. Paola Sorci, articolo 41, commi 2 e 2 bis, procedimenti e fascicoli elettronici, punito dal 18 bis. Cosa viene richiesto all'ente in caso di contestazione? Allora, in caso di contestazione sul mancato adempimento dei procedimenti dei fascicoli elettronici, all'ente sarà richiesto inizialmente in via generica
A meno che nella segnalazione il segnalante non abbia indicato anche degli elementi probatori su quanto asserisce, ma comunque solitamente viene richiesta documentazione anche al soggetto segnalato, viene richiesta genericamente, visto il particolare tema, ogni documentazione o informazione utile per conoscere come attua l'articolo 41. Quindi per alcune realtà interne alle amministrazioni chiediamo la documentazione per capire come procede. Poi successivamente si apre comunque una fase di dialogo con l'amministrazione per capire meglio dov'è la criticità o la presunta violazione. Non so se abbiamo qualche altra domanda prima di concludere. Non mi sembra di vedere altre domande, credo che voi abbiate risposto e quindi diciamo rimandiamo anche per gli approfondimenti alle slide che avete illustrato. Questo webinar si può rivedere e risentire perché sarà pubblicato sulla pagina di Eventi PA. Allora, sì, stanno tutti ringraziando. Forse c'è questa domanda qui di Ezio Kaffer. È una considerazione: non esiste una norma che consenta di avere un RTD esterno, eccetera. Quindi, vabbè, era una considerazione, non era una domanda. C'è questa di Petricola 2 che è una domanda e dice: vorrei sapere se c'è una modalità per accedere alla community degli RTD, che è sempre sul sito di Agid, anche come semplice uditore in assenza di Questa avevamo evento risposto, avevamo detto che non di possiamo, che non, quando c'è noi RTD. direttamente, approfondiamo e vediamo di trovare un riscontro. Vi direi che credo che abbiamo esaurito tutte le domande. Quindi su questo io, se non avete appunto alcune, niente da aggiungere, vi ringrazio per la comunicazione, per le comunicazioni che avete effettuato oggi. Vi ringrazio e diciamo, do appuntamento eventualmente ai nostri partecipanti ai webinar del venerdì, il prossimo sarà sull'e-procurement e sempre appunto con i referenti di Agid. Noi abbiamo finito, abbiamo concluso questo ciclo, vi ricordo appunto che gli altri webinar si sono tenuti il 10 e il 17 marzo, e quindi potete trovare sulle pagine di Eventi PA dove sono appunto presenti queste date, i materiali e le registrazioni per chi non avesse potuto seguire e vuole recuperare. Chiudiamo con qualche minuto di anticipo, vi ringrazio molto e per chi ci vuole seguire a venerdì prossimo dalle 12 alle 13:30. Grazie tante. Grazie, buona giornata. Grazie.